c'è davvero un fantasma! Sono cominciate le vacanze. Vi piacerebbe andare in montagna? In montagna? Oh sì, e come? Mio zio fa il guardiano in un tempio. Mi ha invitato da lui e mi ha detto che potevo anche portare degli amici con me. E adesso dirà... Naturalmente tu non sei invitato, Nobita. Ciao, oh, sì, ciao, lo so. Ciao. Nobita? Eccoci siamo. Ci vuoi venire anche tu? È come pensavo, ha detto. Ci vuoi venire anche tu? Ma sì, certo che voglio venire! Vuoi portare anche Doraemon? Posso portarlo? Wow, allora vado subito a dirglielo! Fantastico, Gian mi ha invitato! Che bello! Andiamo anche noi! Dici davvero? Proprio così, e mi ha detto porta anche Doraemon! Evviva! Wow, siamo proprio in mezzo alle montagne! Sì, e quando nevica il tempio rimane completamente isolato! Che noia, non siamo ancora arrivati! Ehi, senti, Nobita! Sì, dimmi pure, Gian! Oh no, niente! Oh, dai, dimmelo, sai che sono curioso, non è carino lasciare una frase a metà! D'accordo, allora te lo dico! Che cosa? Veramente, riguarda il tempio in cui siamo diretti! Vedi, purtroppo è famoso per delle apparizioni. Apparizioni di che genere? Fantasmi! Prossima fermata, Tempio Buddista. Tempio Buddista. Muovetevi, ci siamo quasi! Tremano le gambe. Sei rimasto un po' impressionato dalla storia di Gian, non è vero? Proprio così, come l'hai capito? Direi che è piuttosto ovvio. Ormai ti conosco da tanto tempo per accorgermi di quando hai paura. Bacchetta dell'oblio! Mi basterà darti un colpetto in testa con questa bacchetta per farti dimenticare gli ultimi 10 minuti. Ehi, ma dove siamo? Cosa stiamo facendo? Non te lo ricordi, Nobita? Stiamo andando tutti insieme al tempio! Oh? Ho usato la bacchetta dell'oblio per farti dimenticare gli ultimi 10 minuti! È vero, hai ragione, non me lo ricordavo! Ehi, che fate, ragazzi? Siete stanchi? Forza, che arrivo prima io! Ma come fai ad avere ancora tutta questa energia? Siamo arrivati! Su, sbrigatevi, sbrigatevi! Meno male, io sono stremato! Finalmente ce l'abbiamo fatta! Nobita, sei stato grande! Mi sa che si è dimenticato di essere stanco! Ehi, ciao zio, sono arrivato! Sono Gian, tuo nipote, da Tokyo! C'è qualcuno? Buongiorno! È permesso! Siamo arrivati! Pare che non ci sia nessuno. Certo che è strano. Vabbè, non importa, entriamo. Sicuro che possiamo farlo? Ma sì, che possiamo. Guarda, io l'ho già fatto. D'accordo. Permesso? Permesso? C'è nessuno? Noi stiamo entrando. Ciao, zio, sono arrivato. Ma non c'è nessuno. Qui c'è scritto per Gian. Lo zio mi ha lasciato un biglietto. Dunque, vediamo. Caro Gian, purtroppo ho un impegno nel paese vicino e non riuscirò a rientrare in serata. Fate pure come se foste a casa vostra, perciò fate un bel bagno, preparate la cena e andate a dormire. Che peccato. Dice di mangiare e andare a dormire. Quindi vuol dire che stasera saremo soli? Oh? Questo fa il caso nostro. Hai ragione. Ci siamo solo noi, quindi possiamo fare tutto ciò che vogliamo. Sì, esatto. Anzi, sai che ti dico, ci divertiremo tantissimo. Anche se questo tempio è infestato dai fantasmi. D'accordo, allora io mi offro per cucinare. Che bella idea, Shizuka. Ci divertiremo molto. Ragazzi, voi preparate la vasca. D'accordo, vado subito ad aprire i rubinetti. Ma che cosa dici? Stai scherzando? Bisogna riempirla e scaldare l'acqua con il fuoco. E perché dobbiamo farlo noi? Che vi ho portato qui a fare se non siete nemmeno capaci di scaldare una vasca? Oh?
dovevo aspettarmelo quando Gian mi ha chiesto di venire qua. Quanto pesa! Che razza di vasca è questa? Ne ho viste di simili soltanto nei film di samurai. Oh no, non è abbastanza. Caspita, quanti secchi dovrò portare per riempirla tutta. Sì! Non perdere tempo, devi ancora tagliare la legna, Doraemon. Io non sto perdendo tempo. Ma a me invece sembra di sì. Ma allora vieni a vedere, guarda. Ma come, ci sono due Doraemon. Ora fermati, hai finito. Questo è un trasforma robot, gli puoi dare un ordine e si trasforma in qualunque cosa. Allora lo voglio anch'io. Tanto per essere chiari, questo non te lo presto, Nobita, visto che ne ho soltanto uno. Certo che sei proprio egoista. D'accordo, non importa, prestami la bacchetta dell'oblio. Ok, ma per che cosa la usi? Ehi, ma che stavo facendo? Non me lo ricordo. Stavi tagliando la legna, Doraemon? Oh, certo, è vero, hai ragione. Adesso mai più. Ora trasformati in me. Riempi subito la vasca d'acqua. Certo, come desideri. E mi raccomando, sbrigati. Sì, lascia fare a me. La vasca è pronta. Ah, bene, ti ringrazio. Senti, Gian, dato che ha preparato la vasca, perché non lo facciamo andare per primo? Buona idea, visto che l'abbiamo fatto lavorare, si è meritato un bagno ristoratore. Dite davvero? Che bello! Che strano e piccolo questo coperchio. Ah, che bell'acqua calda! Devi utilizzare quell'asse e ci devi appoggiare sopra i piedi. Se non lo fai, rischi di bruciarti. Ah, ora va meglio. Ah, grazie mille, Gian. Figurati, è un piacere, Nobita. Ah, come si sta bene. Oh, fuori ci sono dei rumori strani. Le mie orecchie mi stanno giocando dei brutti scherzi. Nobita, non potrai sfuggire. Non mi sto prendendo in giro così! Ma cosa dici? I fantasmi non esistono! Probabilmente era un rumore causato dal vento! Vi assicuro che ha detto il mio nome! Allora deve essere proprio vero! Quello è un fantasma che si diverte a spaventare la gente! Dai, smettila, Gian! Perché non dici che i fantasmi non esistono? Potrei essermi sbagliato! Io non credo proprio! Ma è delizioso! Shizuka, la tua cucina è davvero fantastica! Sì! Grazie, sei gentile, Sunea! Domani andremo a pescare, così mangeremo dell'ottimo pesce fresco! Che cos'hai, Nobita? Mi sembri molto preoccupato! No, è solo che ho bisogno di andare urgentemente in bagno! Nessuno vuole venire con me! In bagno ci vai da solo, hai capito? Ok! C'è nessuno lì dentro! Vado a vedere se Nobita ha qualche problema. Nobita, mi sfuggirà! No! Apriti, apriti, ti prego! Voglio uscire! Che succede, Nobita? Aiuto, Doraemon! Era il fantasma! Ho sentito la sua voce da dietro la porta!
Adesso basta, hai visto che cosa mi hai fatto? Gian era preoccupato per te ed è venuto a controllare, ma lui non è di certo un fantasma. Ma quello che ha sentito lo era, ha detto non mi sfuggirai, vi assicuro che è la verità. I fantasmi non esistono, Nobita. Però tu mi credi, non è vero, Shizuka? Sai cosa penso, Nobita? Che sei proprio un fifone. Non è possibile, ti assicuro che è andata così. Era una notte buia e ventosa, esattamente come questa. Un uomo camminava da solo lungo la strada, circondato dalle tenebre. All'improvviso si accorse di un ticchettio dietro di sé. Tic-tac, tic-tac. Si fermò e si voltò, ma non c'era nessuno. Pensando che fosse solo la sua immaginazione, riprese a camminare, ma il ticchettio non smetteva mai. L'uomo aumentò il passo per cercare di seminare l'inseguitore, ma il ticchettio continuava. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Era sempre più vicino. Smettetela! Si può sapere che c'è, Nobita? Oh, adesso stai proprio esagerando. Certo che ti spaventi per niente, Nobita. Ho paura. Non senti anche tu dei passi, Doraemon? È solo il vento. Il vento e la pioggia. Qualcosa ha scricchiolato. È un vecchio edificio, fa un sacco di rumori diversi, Nobita. Il legno scricchiola, stai tranquillo. Ne sei sicuro? Mi vuoi far dormire, Nobita? Dove stai andando? Vado in bagno. No, aspetta, Doraemon! Senti, vengo anch'io. In effetti adesso scappa anche a me. Oh. Ehi, guarda che c'ero prima io. In realtà non volevo rimanere da solo. È il tuo turno. Aspetta, non te ne andare. Non ti preoccupare, vado in camera. No, Doraemon. Non posso fermarmi a metà, devo finire. Se faccio piano, forse il fantasma non mi sente. Oh. Ho un'idea, mi metto questo addosso e vado vicino al suo letto. Che mi dici? Ma allora sono stati loro. Mi stanno prendendo in giro. Gliela farò pagare. Ma perché ci sta mettendo così tanto? Ho un vuoto di memoria. Ho paura che Nobita si sia perso. Che è successo? Ci hai messo un sacco di tempo. A me non è sembrato. Gian ha fatto una cosa bruttissima. È saltata la corrente. Ehi, Nobita, vuoi toglierti di dosso? Non riesco a schiacciare l'interruttore per la luce di emergenza! Svegliala! Qui fuori non c'è niente! Sei tu, Shizuka! Ho sentito una voce, di chi era? Noi non lo sappiamo. Boh. Che succede? Perché siete tutti qua? Non fare finta di niente, Suneo. Lo so che siete stati tu e Gian a spaventarmi. Adesso potete smetterla. Ma che cosa stai dicendo? Non è possibile. Gian sta dormendo da un bel po' ormai. Questo non può essere. Allora chi è stato a gridare poco fa? Non lo so, forse era soltanto un gatto. Non svegliatemi per simili sciocchezze. Secondo voi può davvero essere stato un gatto? A me sembrava proprio un grido umano. E io sono sicuro che sono stati quei due. Chissà cosa proveranno a fare adesso. Sono davvero dispettosi. Vuoi dormire in camera con noi? Non ci penso neanche. Riusciva a leggere la paura sul volto di Nobita. Sei stato proprio bravo, Gian. Ma adesso è il mio turno. Come mai non è ancora tornato? Non posso aspettare per sempre. Credo che inizierò a divertirmi. Oh.
Gian, sei tu? Non mi spaventare così. Aspetta, che ne dici di andare insieme a terrorizzare Nobita? Ehi? Di qualcosa, ti prego, dai, smettila. Non si gioca così con gli amici, eh? Ehi? Ehi, Nobita, hai sentito? Quello non era sicuramente un gatto. Che facciamo? Non so neanche, ma non spaventarci. Se lo sai, allora non dovresti avere così paura. Sì, ma io sono comunque... E guarda cosa ho trovato. Perché non parlate? Dove siete? Non potete lasciarmi qui da solo! Ehi, Suneo! Gian! È molto strano. Non sono da nessuna parte. Ma dove potrebbero essere andati? Doraemon, aspetta, guarda là! Ehi, smettila di colpirmi in questo modo, non essere così spaventata. Oh, così va molto meglio, cerca di essere più gentile. Per favore, guarda laggiù! Smettetela, ragazzi, siete già Nessuneo, non è vero? Non ci spaventate con i vostri stupidi trucchetti! Vi prego, piantatela, non è il momento di scherzare! Non ce la faccio più, torna presto, Doraemon! Sento dei passi, stanno venendo da questa parte! Gian! Suneo! Ditemi che siete voi! Doraemon! Scusami tanto, Nobita. A quanto pare sono riuscita a spaventare tutti quanti per bene. Non dirmi che ti sei dimenticato, non ricordi? Sei venuto nel capanno dove mi hai nascosto e poi hai chiesto il mio aiuto. Suneo e Gian me la pagheranno, questo è poco ma sicuro. Trasformati in un fantasma e poi spaventa quei due! D'accordo, come vuoi tu. Pensi che questo possa bastare, padrone Nobita? Non mi spaventare, vattene via! Ma che succede? Ehi, Nobita! Ha un vuoto di memoria. Che è successo? Ci hai messo un sacco di tempo! A me non è sembrato. Adesso ho capito, mi sono Saranno furiosi quando scopriranno che sono stato io. Ehi, ho trovato! Quando tutti guardano voglio che tu corra via mentre io ti inseguo, siamo d'accordo? E urla, fallo sembrare convincente! Ho capito, come desideri. Che idea! Io batterò le mani e quello sarà il segnale per apparire davanti ai miei amici e spaventarli tutti. D'accordo. Ora va a nasconderti. Non capisco, perché ci hai portati tutti qui? Ho paura, c'è un vero fantasma! L'abbiamo visto? Sì, l'abbiamo visto con i nostri occhi! Non preoccupatevi, ragazzi, ci penserò io al fantasma. Lo caccerò via in men che non si dica! Perché non arriva? Si può sapere che cosa sta aspettando il robot? Forse ha esagerato un po' con il trucco. Tornatene subito, da dove sei venuto! Vattene via, fantasma! Che succede? Vuoi andartene, insomma? Tu non puoi restare qui, è un ordine! Cosa stai aspettando? Si può sapere? Non restare lì impalato, vattene via! Ti ha detto che te ne devi andare, hai capito? E non farti vedere mai più! Vattene via, brutto fantasma! Sta lontano da questo posto, te lo consiglio! Bene, ce l'ho fatta! Oh, che
coraggio! È riuscito a cacciare via il fantasma! Incredibile, ha fatto tutto da solo! C'è qualcosa che non mi torna. Ehi, Nobita! Vieni un attimo, Nobita. Ho bisogno di parlarti. Era perfetto, grazie mille, sei stato fantastico. Ehi, ma non dovevi farmi un segnale? Cosa, un segnale? Non importa, è andata bene così. Che stai dicendo? Non ho ancora fatto niente. Eh? Ho aspettato finora chiedendomi quando sarebbe arrivato il segnale. Quale segnale? Perché non te l'ho fatto? No. Allora si può sapere chi era quello che ho appena cacciato via? No, Nobita! Non fare così, ti prego!